È di 2 morti e 4 feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all'1 della notte appena trascorsa a Prato Perillo. A 100 metri dietro di me vedete il luogo dell'incidente, sono 2 le automobili coinvolte ed uno scooter. Si tratta di una Renault Scenic e di una Megane, molto giovani i ragazzi che hanno perso la vita, 18 e 20 anni, giovanissimi tutti gli altri giovani coinvolti nell'incidente stradale. Come dicevamo, 4 sono feriti, alcuni dei quali insomma hanno riportato delle gravi ferite, tanto che è stato necessario il trasferimento presso l'ospedale San Leonardo di Salerno. Sono 11 giovani coinvolti nell'incidente stradale. La comunità naturalmente di Teggiano, ma in questo caso davvero è il caso di dirlo, di tutto il Vallo di Diano è a lutto. 2 giovani vite andate via così in un attimo, in una vera e propria tragedia. Come vedete sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Teggiano e della compagnia di Sala Consilina. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per estrarre i corpi dalle lamiere. Ancora è poco chiara la dinamica dell'incidente. In questo momento il carro attrezzi sta portando via una delle 2 auto coinvolte, e la Renault Scenic che si trova all'interno di un terreno sulla sinistra della carreggiata, e poco distante dalla Renault Scenic vi è un albero. Sembra che proprio contro quest'albero abbia impattato l'altra autovettura, di cui poi sembra il condizionale naturalmente e d'obbligo abbia cominciato a capovolgersi su se stessa per fermare la sua corsa pochi metri dopo sulla destra della carreggiata. Presente anche sul posto in questo momento il magistrato che insieme ai carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Per maggiori informazioni sulla dinamica e sulle condizioni dei feriti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale.